Salve a tutti ragazzi! Allora, oggi vi suonerò un nuovo brano di pianoforte. Anche questo è molto difficile, ma mi sono allenato molto. Mi fanno quasi male le mani, però sono sicuro che ce la farò alla grande. Questo brano si chiama Piccola sonatina in Do e è molto lungo, ha molte note e posso anche fare dei piccoli errori, ma sarà normale perché poi è vastissimo di cose. Quindi vedrete, ho anche un po' di imprecisioni, ma è normale, ok? Allora, l'ho suonato abbastanza un po' velocetto, però avete sentito che è abbastanza lungo. Poi se si suona con una maggiore quantità di lentezza è molto lungo. Io quindi provo a farlo veloce per risparmiare anche tempo, eccetera. Allora, ho fatto anche un po' di piccole imprecisioni, ma non le considererei errori, solo un po' di cose del genere. Però è normale perché se potete sentirlo, tanto che cercavo di suonarlo più veloce per risparmiare più tempo. Poi perché effettivamente il ritmo è rapido, quindi bisognerebbe farlo abbastanza veloce, ok? Ve lo faccio risentire, ma un po' più lento per saperne di più. Poi così vedrete che è anche molto lungo. Scusatemi tanto. Un po' più lenta, ecco, non so se avete sentito. Poi anche qui ho qualche piccola imprecisione, però suppongo che vada bene. Se avete potuto notare, il finale va molto più lento in tutti e due i modi. Guardate, è praticamente così. Perché effettivamente i finali devono avere una quantità di lentezza per far sembrare tutto l'effetto più finalistico, ecco. Poi, se potete notare, la sinistra fa sempre la sua apparizione. Ah, poi effettivamente io qui bisognerebbe fare praticamente sulla sinistra Do e Sol, poi Do e Mi e poi Do e Re. Però io ho fatto solo che sarebbero Do, Sol, Do, Re. Però Do e Mi e Do e Sol fanno parte dello stesso accordo, cioè l'accordo di Do, quindi hanno praticamente lo stesso suono. Guardate. Quindi non è che si nota molto la differenza, quindi in pianoforte è praticamente la stessa cosa, ecco. Adesso proverò a farvi vedere che... Poi, se avete notato, c'è anche che praticamente su parte di questo rigo, ecco, questa qui, praticamente c'è che dopo non c'è il Do, ma c'è il Mi. Ed è un po' una cosa, un trabocchetto, perché solitamente dopo una cosa del genere, tipo dopo un rigo così vasto, c'è un Do, ma no, c'è un Mi. È tipo come un trabocchetto, proprio che ti fa... Sì, io quando l'ho suonato per la prima volta, questa cosa era l'unica cosa che mi dava fastidio.
perché effettivamente mi dava molto sui nervi, orribata memoria. Sì. Poi se l'avete notato, io partendo da questa Mi, quella che mi dà noia, poi ho ripartito da capo perché è un po' un ritornello, ecco. Poi ho fatto la scena finale, sì. Poi questo testo si chiama Piccola sonatina in Do, non so se ti capite perché non c'è scritto praticamente il nome, io neanche l'avevo capito. Io lo chiamavo incontro perché io vedevo tutto questo qui, però sì, ecco. Poi questo non è neanche sul libro perché è una scheda che abbiamo preso per esercitarmi un attimino. E sì, lo risuono un'altra volta per fare una piccola cosettina. No, lo suono alla velocità quella del testo, quindi un po' rapidetta, però sì. Scusate, mi ero un po' deconcentrato a parlare, però può capitare. Poi quando lo suonerò tipo in un saggio, sicuramente non mi disterò a parlare, avrò anche l'ansia. Quindi quando l'ansia letteralmente non parlo. Quindi una cosa è certa. Vabbè, adesso lo risuono un attimino. Bene, bene. Molto bene, sì. Allora, per oggi è tutto e rimanete sintonizzati.